Quanto tempo che non mi sedevo su questo sgabello dentro questo stanzino. Bene ragazzi, finalmente un nuovo video di chitarra, dice, di chitarra inerente alla musica. Oggi cosa vi andrò a spiegare? Era da molto tempo che dovevo farlo, infatti qua l'ho fatto un trasloco e in tutto questo tempo questo amplificatore è stato in casa mia di là, da fermentare. E ho detto, prima o poi devo fare il video sull'amplificatore valvolare, prima o poi devo fare video. E finalmente è qua, dopo mesi e mesi e mesi. Oggi vi andrò a spiegare la differenza tra un amplificatore valvolare, in questo caso questo qua, il Marshall da 50 watt, arrivato direttamente da Castelvetrano, e lì c'è una storia dietro. Vi lascio il link del video vecchio in descrizione. E qua da questa parte il mio Marshall Code digitale 100 watt. Allora, iniziamo ad accenderli. Come prima cosa, già da subito, qua si notano due tasti d'accensione, ovvero uno è il power, quindi io accendo quello valvolare. Vabbè, si accende la lucina e dobbiamo aspettare, perché ovviamente se io adesso vado a collegare la chitarra, ovviamente non funziona, ma perché devo schiacciare anche l'altro. Però non va ancora, perché? Perché dobbiamo dargli un attimino di tempo, penso meno di un minuto, per far scaldare le valvole, perché infatti non si sente niente. Adesso vediamo il volume, non vorrei dire una cavolata. Ah ok, infatti era il volume. Comunque, quando voi accendete sì, sembra una barzelletta, lo so. Quando voi accendete l'amplificatore, all'inizio non suonerà. Dovete dargli sempre quegli 20, più o meno in media 20 secondi che si scaldano le valvole e poi funziona, cioè. Invece, cosa che è l'amplificatore digitale, adesso io lo stacco da qua, l'attacco qua, solo che ho sbagliato i cavi, vabbè, fa niente. Cosa che io schiaccio, vabbè, si avvia il tutto. Si avvia questo qua, diciamo che parte subito alla fine il digitale. Cosa abbiamo di differenza? Allora, in questo amplificatore abbiamo due canali, però qua devo fare attacca di là e stacca di là. Allora abbiamo, vediamo un po' di potenza, canale pulito e il canale distorto, che è quello. Adesso non so neanche come è regolato. Dove, se voi settate le manopole, diciamo che è un bel overdrive. Aspettate che lo regolo un pochino. Ok, ho aumentato la distorsione, però è la chitarra, che questa è troppo pulita. Adesso mi sa che attacco l'altra. Poi, importantissima, una differenza sostanziale è che le valvole, come suono proprio, è più caldo rispetto a un classico digitale, perché nel digitale, ma anche tipo l'emulazione delle testate al PC, diciamo che non è la stessa cosa. Adesso c'è, cioè, io qua un amplificatore valvolare non, cioè, normale, non proprio di quelli storici, cioè comunque il suono con le valvole esce più definito, cioè è una cosa che non si può spiegare, si deve proprio sentire la differenza di persona, perché ovviamente se io vi faccio sentire l'audio a voi così, ovviamente è già digitalizzato, quindi
per il suono vero, analogico, dovrete sentire voi con le vostre orecchie il confronto tra dal vivo, tra un valvolare e un digitale. Quindi diciamo che un vantaggio del valvolare è che il suono è più nitido, le valvole spingono molto di più, diciamo, di un digitale. Vabbè, questo qua è un 100 watt contro un 50, quindi questo qua dovrebbe essere più potente di volume. Adesso è quasi mezzanotte, io non posso fare casino, già tanto che suono, vabbè, però posso farlo in casa mia, più o meno, se non mi vengono a bussare la porta. Quindi se volete un suono nitido, pulito e potente soprattutto, anche in distorsione, andate con un valvolare. Invece, un vantaggio del digitale è che io qua, adesso stacco di qua, però abbasso, perché adesso avevo messo un po' il gain alto per far sentire un pochino la distorsione. Ah, tra l'altro, questo qua ha anche un tastino del boost, però in questo video non penso di farvelo sentire. Il vantaggio del digitale è che io, ad esempio, qua in questa testata ho tanti preset di suono. Magari se voglio un distorto, se voglio un pulito, se voglio un crunch, se voglio magari che un preset al delay, se voglio che un altro ha solo il riverbero. Vedete, cioè, cosa che io qua non posso. E anche per quello che avevo scelto questo, perché aveva già gli effetti integrati dentro. Invece, come effetto, l'unico effetto che abbiamo sul valvolare, almeno su questo, è il riverbero, il potenziometro del riverbero. Quindi qua il riverbero c'è. Adesso, vabbè, stacco di qua, attacco di là e ve lo faccio sentire. Proviamo a spingerlo un po'. Il riverbero non è nient'altro che quello lì. Senti, c'è. Ok, forse è un po' troppo di distorsione, forse, ho esagerato un pochino. Volendo, per risolvere questa cosa qua degli effetti, ovviamente in un valvolare voi attaccate una pedaliera che ha già tutti gli effetti. Io diciamo che quando avevo scelto questo qua, anche per un fatto di comodità, io sapevo già che un valvolare come suono proprio era meglio, però io non è che vado in giro nei locali a suonare, quindi penso proprio che questo qua mi basti. Almeno, anzi, cioè più di una volta mi è capitato di fare qualche festicciola e di portarmelo in giro con me appunto a suonare. Io con questo qua, in pratica, visto che ha già anche Bluetooth, cosa ho fatto ad esempio? Che ero andato ad una festa e l'avevo portato, ho messo la base come sottofondo e io suonavo sopra. Sì, lo so, non è proprio, cioè, non è una cosa, diciamo, professionale, lo so benissimo, visto che un pochino è il mio campo, un pochino. Però, cioè, tutto sommato il lavoro, alla fine, cioè, una festicciola così, non è che quelli che sentono pretendono tanto. Quindi così, secondo me, va bene. Almeno, se proprio volevo dividere la base da io che suono, mettevo
altre casse della base e qua facevo suonare solo la chitarra, cioè mi sentivo solo io. Vabbè, anche perché diciamo che visto che è tarato per le frequenze di uno strumento, questo qua, cioè della chitarra, le basi non è che proprio la canzone non è che esce bene, quindi sì, sarebbe più opportuno dividere, però cioè per una festa così alla fine uno si diverte lo stesso e va bene. Quindi io avevo fatto sto ragionamento quando avevo comprato questo, diciamo che è un più o meno un tutt'uno e a me, cioè secondo i miei gusti, mi ha dato più possibilità, perché io mi ero anche abituato agli amplificatori virtuali del PC. Quindi cioè io cosa facevo? Mi serviva per forza un computer per sfruttare tipo gli effetti. Poi ho visto questo, cioè praticamente me ne sono innamorato subito. Aveva già tutto quello che mi serviva. Vabbè, possibilità delle basi, degli effetti incorporati alla testata, cioè era perfetto praticamente. Allora, non vorrei dilungarmi più di tanto come mio solito, quindi sì, lo so, stavolta sarò un pochino più breve. Diciamo che nel digitale è vero che è più piatto rispetto al valvolare. Se voi riuscite a trovare il giusto compromesso dei vostri gusti, quella piattezza, cioè la riuscite di suono intendo, riuscite più o meno a trovare un compromesso, cioè che non si sente proprio piatto piatto, però anche questo spinge. Adesso io lo rimetto di là. Vabbè, qua un pochino l'avete sentito il volume, ma se io alzo anche questo qua spinge, non sto dicendo che non spinge. Questo vabbè è il mio preset, però questo è più o meno un crunch pulito. Però se io metto già un distorto, ed ero un po' più della metà così e l'orecchio proprio è partito per non so dove. Comunque ragazzi, questo è tutto, più o meno ve l'ho fatto un po' in breve perché ce ne sarebbe da spiegare tra un digitale e un valvolare. Ovviamente io più o meno vi ho spiegato le cose basi. Ovviamente nelle valvole, cioè le valvole dopo un tot di tempo vanno cambiate perché il suono vi si abbassa, non sono più al 100% come quando le avete comprate, quindi dovete stare lì a smontare e cambiare. Le valvole sono molto delicate, quindi se voi trasportate in giro la testata dovete stare molto attenti a come la prendete, a come la trasportate, e non dovete fare assolutamente prendere le botte. Invece con questa qua, anche se prende una bottarellina, non succede niente. Quindi cioè io più o meno vi ho cercato di spiegare le due cose, ecco. Allora, il parere personale, io come suono, se avessi un amplificatore valvolare che mi piace, cioè il suono è ovvio che vince il valvolare, però come comodità secondo me vince il digitale assolutamente. E al giorno d'oggi tutti vogliono essere comodi, quindi troverete sempre più persone che hanno amplificatori digitali rispetto ai valvolari. Ovviamente i professionisti sanno le vere, cioè le differenze, quindi magari per i professionisti troverete che hanno i valvolari, giustamente. Comunque alla fine la cosa va a gusti e anche cosa dovete fare, cioè se appunto se dovete fare tipo come me ogni tanto una festicciola così, questo qua mi va proprio alla grande perché ha tutto quello che mi serve. Se appunto dovete fare qualcosa un po' più di professionale, magari avete la vostra pedaliera divisa, cioè il valvolare va bene, però appunto dipende cosa dovete fare e dipende anche dai vostri gusti. Detto questo, ci possiamo salutare qua.
Magari io lo so che alcuni si aspettavano video un pochino più lunghi, però non possono essere sempre lunghi, neanche perché ho in questo momento anche poco tempo, quindi devo tagliarla qua. Niente, boh, ci rivedremo in un prossimo video, devo inventarmi cosa fare perché sono un po' a corto di argomenti in quest'ultimo periodo, non so se ve ne siete accorti. Quindi niente, arrivederci alla prossima impresa, penso, o impresa o video, vediamo. Ciao.